Taiwan Ness e Clementino, un trio vincente qui ad Atena Lucana nel Vallo di Diano per un rap style che ormai è diventato un sud style. Noi siamo riusciti, grazie anche allo staff, all'organizzazione, a strappare delle parole, delle dichiarazioni a Clementino e a Taiwan. Buona musica. Allora Clementino, questa sera qui nel Vallo di Diano cosa ci hai portato? Un po' che wind o a luce? Ho portato tutto, dal mio pantalone largo, rugazzone largo, fino al vento e alla luce. Poi il Vallo di Diano è vicino a Marina di Camerota e Palinuro, posti dove io ho fatto l'animatore quando ero più ragazzino, quindi è sempre un piacere. Poi parlando con alcuni amici mi hanno detto perché io non mi ricordavo, solo perché suoniamo tanto, perché anni fa sono andato a Sant'Arsenio, quindi voglio dire abbiamo abbastanza confidenza con il posto. La gente è divertentissima, c'è un super calore, quindi noi siamo sempre contenti di suonare in Campania, insomma, è una bella cosa. Abbiamo portato sia Oviente che la luce comunque. Ultimissima domanda, è un rap style ma anche un sud style che ultimamente sta spopolando in tutta Italia, non solo qui in Campania. Sì, la risposta finale l'abbiamo avuta ieri quando agli Oscar ha vinto Paolo Sorrentino, quindi è così, voglio dire, abbiamo il DJ più forte d'Italia in Campania, Taiwan, e Rocco Hunt ha vinto Sanremo, e io sto facendo quello che sto facendo, Paolo Sorrentino ha vinto gli Oscar superando... È il rapper più forte della Campania anche. Ecco, invece Taiwan... Ciao, lui è il rapper più forte della Campania, è uno dei rapper più forti d'Italia, infatti io sono onorato di suonare con lui. Ecco, allora in conclusione Clementino, qual è il messaggio che lanci? Arrossire. Qual è il messaggio che lanciate alle nostre telecamere? Allora, il messaggio che lancio alle vostre telecamere, alle nostre generazioni, è che dovete credere sempre in quello che fate, bisogna andare sempre avanti. Se volete fare il rap, non fatelo mai, perché è un brutto mestiere. E poi stare sempre con i piedi per terra, con umiltà si arriva lontano. Però non bisogna solo aspettare la fortuna, bisogna anche andarsela a prendere. Noi due siamo andati a prendercelo, quindi è così. Ecco, ora per Clementino dei saluti. Allora, un saluto per Italia 2. Yes. Quando faccio il flow e certe notti come Ligabue, originale freestyle Clementino per Italia 2. Yeah. Vorrei girare il mondo da domani in cerca di te, per capire se davvero tu sei uguale a me. Ieri il mini concerto di Clementino con Ness e Taiwan ha richiamato tantissimi giovani al Crystal di Atena Lucana. Il tutto esaurito si è registrato all'ingresso con centinaia di under 20 e non solo, che hanno preso d'assalto la sala per cantare e ballare sulle note del rap made in Naples. Un modo di fare musica che in Francia arriva dalle banlieue e in Italia dalle periferie di un sud che fa culture, che comunica stati d'animo, situazioni, amori in rime baciate, in terzine degli ormai poeti contemporanei che al posto di penne e inchiostro adottano un freestyle libero e colorato. Quanto pare questa sera piace tanto, c'è tanta gente di vari posti, anche da lontano vengono, quindi penso proprio che piaccia.